Quindi l'impatto del nuovo quadro regolamentare è stato molto discusso ed è stato analizzato sia a livello macroeconomico sia con riguardo ai singoli intermediari. Le analisi macroeconomiche condotte con riferimento ai paesi del G20 stimano che gli oneri di adeguamento siano relativamente contenuti e che nel lungo periodo i benefici in termini di riduzione della probabilità di crisi sistemiche superino ampiamente i costi. L'effetto sugli intermediari è stato analizzato attraverso lo studio di impatto quantitativo condotto con riferimento al dicembre 2009. Per l'Italia l'esame ha coinvolto intermediari che rappresentano il 75% del totale dell'attivo del sistema. Senza entrare nei numeri che sono peraltro noti, si può dire che l'importo stimato di capitale da accumulare per rispondere ai nuovi requisiti è senz'altro rilevante, ma non dovrebbe essere un obiettivo troppo arduo da raggiungere. Tale importo, peraltro, potrebbe subire una ulteriore rilevante riduzione per effetto dell'approvazione dell'emendamento del decreto mille proroghe che ha previsto la trasformazione, in caso di perdita di esercizio, delle attività per imposte differite in crediti d'imposta idonei a coprire le perdite, facendo così venir meno la necessità della loro deduzione a fini prudenziali. E questo, come gli operatori sanno, è un aspetto molto rilevante per le banche italiane, che insomma sono sostanzialmente discriminate rispetto alle banche di altri paesi da un peculiare sistema di tipo fiscale. Ora, il nuovo quadro regolamentare indirizza l'industria bancaria verso modelli di attività meno rischiosi, però non più in grado di offrire agli investitori gli elevati rendimenti del periodo precedente la crisi. D'altra parte, rischio e rendimento sono ovviamente, come sappiamo, strettamente legati. Da più parti è stato posto qualche dubbio sulla capacità delle banche in questo nuovo contesto di attrarre volumi di capitali adeguati per rispondere alle esigenze di finanziamento dell'economia, ed è diffuso il timore che l'innalzamento del fabbisogno patrimoniale possa tradursi in un irrigidimento delle condizioni complessive di offerta del credito. A queste preoccupazioni, giuste preoccupazioni, si può rispondere sottolineando la lunghezza del periodo transitorio, pensata proprio per contemperare in modo possibilmente efficace stabilità e crescita. È poi possibile avanzare almeno un paio di ulteriori considerazioni. La prima, relativa alle banche di minore dimensione, è che questi intermediari, parlo dell'Italia, dispongono già in media di una dotazione di capitale coerente con le nuove regole, mentre il fabbisogno patrimoniale determinato dal nuovo quadro regolamentare riguarda in modo quasi esclusivo gli intermediari di dimensioni maggiori. Le banche piccole e medie si trovano quindi nella condizione di rispondere alla domanda delle imprese, continuando ad assicurare, come nel corso della crisi, un flusso sostenuto di credito all'economia. La seconda considerazione, che riguarda le banche dotate di modelli interni riconosciuti, quindi le banche all'altro estremo di questa distribuzione, è che il nuovo quadro regolamentare conferma integralmente il trattamento di favore riservato dai meccanismi di Basilea 2 al credito nei confronti delle piccole e medie imprese, che, come sappiamo, nel nostro Paese hanno un peso assai rilevante. In particolare, per le imprese con un fatturato inferiore ai 50 milioni di euro, la riduzione in termini di requisito patrimoniale calcolato con i modelli interni arriva a parità di rischio sino al 20%. E dato l'inasprimento dei requisiti connessi con altre attività, come dicevo prima, questa scelta si traduce in un rafforzamento dell'incentivo regolamentare allo svolgimento dell'attività creditizia con le piccole imprese.
Ora, quantificare l'impatto del nuovo quadro regolamentare sull'offerta di credito è un esercizio molto utile, noi cerchiamo di farlo, ma è un esercizio molto, molto difficile. I risultati naturalmente variano a secondo del tipo di ipotesi che si formulano all'inizio dell'esercizio, ipotesi sul comportamento delle banche, degli investitori, delle imprese. E quindi senza sottovalutare il contributo di queste analisi che vanno comunque fatte, è tuttavia importante, a mio avviso, sottolineare come le nuove forme abbiano abbiano l'obiettivo di dare al sistema finanziario una configurazione più stabile e meno soggetta a variazioni procicliche. Una componente decisiva di questo nuovo assetto è rappresentata da un credito migliore, erogato con maggiore consapevolezza e necessariamente in modo più selettivo. Nel nostro Paese una migliore allocazione di quella che è una risorsa scarsa, il credito, richiede alle banche di valutare le prospettive di crescita delle imprese, accompagnarle e sostenerle nel loro percorso di sviluppo, che non può però realizzarsi senza una struttura finanziaria più equilibrata, caratterizzata da maggiori mezzi propri. E qui mi richiamo forse alle considerazioni del Presidente Meo Martini e anche alle considerazioni del Presidente Rebuffo. A mio avviso è questa la via maestra per evitare di ridurre gli effetti restrittivi sull'offerta di credito delle nuove regole, ma scusandomi per il tempo forse un po' lungo che ho preso in questa parte introduttiva, vorrei stringere su considerazioni relative al tema core di questa giornata, cioè i modelli di erogazione del credito. Il grado di efficienza con cui i finanziamenti vengono erogati ai diversi soggetti economici, a mio avviso, riposa in modo cruciale sulle modalità con cui le informazioni vengono raccolte e utilizzate nel processo di erogazione e gestione del credito. Ne abbiamo sentito ampiamente parlare nel precedente intervento. Io voglio tentare, diciamo, questo tipo di approccio per presentare questo tema. In Italia nel passato decennio si sono affermati due modelli che in qualche modo hanno caratterizzato il modo di operare delle banche piccole da un lato e di quelle grandi dall'altro. Le piccole banche, ripeto, mi scuso perché è molto schematico, valutano il merito di credito utilizzando in misura significativa le informazioni raccolte dal rapporto diretto con i clienti e dall'inserimento nella comunità di appartenenza. Si tratta di informazioni di carattere qualitativo che possono essere rapidamente elaborate e valorizzate con una struttura organizzativa snella, con procedure tutto sommato semplici, e prossimità dei centri decisionali della banca al cliente. Se condotte in modo efficace, e sottolineo efficace, rigoroso e tracciabile, questa modalità di screening della clientela, semplificata in qualche modo quasi artigianale, si traduce in un atteggiamento selettivo nell'erogazione del credito, porta a consolidare i rapporti tra intermediario e affidati, allinea gli interessi del debitore con quelli del creditore. Nei grandi gruppi creditizi, sempre schematizzando i due estremi, il processo di erogazione del credito si basa principalmente sull'elaborazione automatica dei dati relativi alle controparti e su procedure codificate. I sistemi di rating traducono una enorme massa di informazioni, prevalentemente di natura quantitativa, in giudizi sintetici sul merito di credito, il cui significato è immediatamente condiviso da strutture aziendali complesse e molto articolate. Le tecniche quantitative di valutazione del credito sfruttano le economie di scala nel trattamento delle informazioni, consentono di estendere l'offerta di credito a soggetti meritevoli ma privi di una rete consolidata di relazioni, favoriscono la trasparenza e la comparabilità dei giudizi. Questa mia schematizzazione naturalmente nella realtà è un po' meno netta di quello che ho cercato di rappresentare in due minuti.
gran parte delle piccole banche, infatti affianca strumenti quantitativi per la valutazione del merito di credito alla conoscenza diretta dei clienti, e le grandi banche hanno predisposto procedure per utilizzare informazioni qualitative nelle procedure di assegnazione e correzione dei rating. Una fascia significativa di banche di dimensioni intermedie, che nella mia semplificazione avevo trascurato, combina naturalmente in varie misura quello che possiamo chiamare il modello relazionale con le tecniche quantitative. La contrapposizione tra queste due impostazioni nell'erogazione, appunto, è un po' strumentale a mettere in luce i limiti di questi due approcci, oltre che i pregi. Riguardo al modello che potrei chiamare piccole banche, il primo limite è che il grado di efficienza con cui questa tipologia di intermediari alloca le risorse è fortemente influenzato dal contesto esterno, e bisogna dire che accanto a quello che possiamo chiamare il localismo virtuoso esiste anche il localismo pericoloso, che si purtroppo manifesta quando la banca è catturata dal territorio di appartenenza e perde la capacità di valutare in modo efficace il profilo di rischio della clientela. Anche lo stesso localismo virtuoso non esente da limiti, che si riscontrano proprio nella recente evoluzione, espansione territoriale e diversificazione delle controparti di alcuni intermediari che nel tempo lo hanno anche praticato con successo. Esso, a nostro avviso, non è infatti replicabile nei confronti di clientela lontana, sia per localizzazione che per dimensione, dall'ambito tradizionale di insediamento della banca. Nei confronti di questo tipo di clientela, essa non dispone infatti di uno specifico patrimonio di informazioni qualitative e molto spesso nemmeno del vantaggio derivante dalla prossimità e dalla conoscenza dell'economia locale. Nel 2009, tanto per darvi due dati, l'anno che è l'anno più difficile, se vogliamo, della crisi, quando il credito alle imprese ha subito una flessione del 3%, sono state numerose le banche di piccola dimensione che hanno evidenziato negli impieghi verso le imprese una dinamica superiore al 10%. Le piccole banche che hanno dato maggior prova di dinamismo hanno naturalmente fornito un sostegno importante all'economia e sono state molto molto apprezzate anche dai media. Esse però rischiano di perdere i vantaggi del localismo senza essersi dotate di tutti gli strumenti necessari a governare l'incremento dimensionale. Esemplificativa di tali rischi è la strategia di crescita che è stata seguita da alcuni intermediari, basata su impieghi e controparti di dimensioni elevate, nei confronti delle quali poi alla fin fine si fa ricorso ad un approccio, diciamo, di tipo assicurativo. La banca si accoda, senza disporre di uno specifico patrimonio informativo, alle banche più grandi, mantenendo nei confronti delle nuove controparti una piccola quota di inserimento, ma erogando pur sempre importi significativi in confronto alle proprie dimensioni. Ancor più rischioso è il modello di crescita, che abbiamo in qualche occasione avuto modo di verificare, di vedere, basato su una rapida espansione territoriale e l'acquisizione da altre banche di personale dotato di un proprio portafoglio clienti di riferimento. Si tratta di una sorta di stravolgimento del modello localismo, che viene, insomma, gestito in qualche modo in outsourcing, che insomma può determinare una serie di problemi. Quindi la crisi ha rappresentato anche in questo campo un momento di accelerazione e accentuazione di un processo, la crescita delle quote di mercato dei piccoli intermediari, che peraltro è in corso da diversi anni.